più, che è uno dei temi che tu sai, insomma, più dibattuti nei social, e quindi faremo questo gruppo WhatsApp che servirà esclusivamente ad andare in onda in modo quasi automatico e più facilitato, perché attraverso l'iscrizione a WhatsApp si possono mandare file audio, quindi post audio, e quindi qui la redazione li centralizza e li manda in onda. Dovrebbe funzionare così. Questo adesso sto ricevendo ancora le iscrizioni, anzi approfitto dell'occasione per rinnovare l'invito a chi è interessato, naturalmente, ad iscriversi, anzi a mandarmi il numero di telefono, poi io farò da amministratore, iscriverò e formerò questo gruppo WhatsApp che sarà operativo per la prossima settimana sul tema di enigmistica più. Poi è chiaro, sarà un gruppo che continuerà a seguire l'evoluzione del tema con altri ingressi e con altri elementi. Allora, dicevo, dovrebbe funzionare così: ci sarà in studio un collegamento Spreaker con un edicolante o magari un segretario un po' più esperto della materia, in questo caso enigmistica più. E poi questo gruppo WhatsApp che a giro chiaramente esprimerà velocemente attraverso i post audio le sue impressioni, seguendo appunto il dibattito, il confronto che faremo invece dalla redazione con questo edicolante o questo segretario un po' più esperto della materia. Ecco, è un primo schema, lo voglio dire, studiato per fare tutto in modo veloce e facile. Veloce perché la velocità ormai si impone come caratteristica, facile perché giustamente l'edicolante che sta lavorando non può, magari utilizzando il computer, perde un po' più di tempo, mentre invece attraverso il telefonino e il sistema WhatsApp può mettere i suoi post quando vuole, molto velocemente, basta il tasto di invio. Ecco, però io qui ti do una mano e chiedo io la collaborazione agli iscritti a questo gruppo. Ecco. Perché, come succede spesso su Facebook, c'è un post iniziale nel quale si parla di pere. E dopo 5-6 post si comincia a parlare di mele, di Esatto. arance, di susine e di tutto quanto Esatto. l'uscibile umano per quanto riguarda la nostra attività. Ho Allora, colto io la chiedo a metafora. tutti, e poi per te diventa più complicato Sì. perché chiaramente gestire tutta questa massa, spero, di messaggi e così che però non sono contestualizzati all'argomento nel quale in discussione ti complica ulteriormente il lavoro e poi gli altri criticano e non siete capaci a fare una mazza, no? Va bene, ok, non siamo capaci, però aiutateci a essere un po' più bravi, eccoci. E quindi se si parla di questa cosa qui, si parla di quello. Poi se uno ha un altro argomento, accidenti, te lo segnala e si apre un altro argomento di Esatto. discussione dove si parla di quell'altro argomento. Non è che non vogliamo parlare di altre cose, ma non ci si può poi perdere nei meandri di 100.000 argomenti per poi alla fine non concludere niente, no? Perché è così, è naturale, se parli di 100.000 cose non arrivi a una quadra della situazione. No, io vorrei, Quindi esatto. chiedo a tutti gli iscritti di aiutarci ad aiutarli, eccoci. Questo ha, diciamo così, una effettiva rispondenza dal punto di vista proprio quello che tu dicevi, e cioè la concretezza, la fattibilità delle discussioni, la fattività, anzi, in questo senso. Che cosa voglio dire? Ad esempio, su Enigmistica più ci sono state tante segnalazioni. Chiaramente che partono tutte dal cut price, dal tema del cut price, e anche sul fatto che è un'iniziativa editoriale che sta andando poco e che comunque c'è un atteggiamento diciamo così negativo da parte dell'editore. Allora, tutta questa massa di informazioni e di segnalazioni andrebbero raccolte in un unico testo, questo voglio dire, no? Esatto, E che una volta completato e sistemato, perché
perché poi chiaramente tutte le cose che registriamo noi le elaboriamo qui dalla redazione per arrivare a un testo unico, no? Completo e articolato, e può essere poi mandato in giro per far conoscere il punto di vista degli edicolanti su questa vicenda. Tra l'altro varie segnalazioni su Facebook dicono proprio questo, che i clienti, i frequentatori dell'edicola sanno poco di questa vicenda di Mistica Più. Perché? Perché sono attratti dal cut price, dal prezzo basso, e quindi cosa interessa loro sapere Cairo piuttosto che i distributori, piuttosto che gli edicolanti. Certo. Quindi ecco come fare gol, no? Cioè fare in modo che tutte queste informazioni, che rimarrebbero, come dice giustamente Amilcare, disperse, arrivino dentro, no, un punto focale, vengano messe insieme e strutturate in un ragionamento che possa essere inteso da tutti. E nel caso specifico, ma come anche in altri casi, cioè il tutto deve tendere a, se è condivisa ovviamente, a sostenere quella piattaforma rivendicativa che noi abbiamo reso pubblica ed ufficiale. Quindi nel caso specifico del cut price, noi non diciamo all'editore non fare il cut price, fallo pure, cavoli tuoi, però a me riconosci lo sconto che mi sarebbe stato riconosciuto al prezzo intero della pubblicazione. E quindi queste cose, questi movimenti che vengono fatti sul territorio servono a sostenere appunto questo tipo di richiesta che viene fatta nella piattaforma rivendicativa. Cioè il tutto poi alla fine si deve legare, non è slegato, e diciamo sì, ok, ma se c'è una nuova pubblicazione che esce a 10 centesimi, nasce a 10 centesimi e io mi devo prendere il 19% sui 10 centesimi, no, noi stiamo chiedendo che quantomeno sulle pubblicazioni ci sia riconosciuto un compenso minimo, come se quella pubblicazione costasse come un quotidiano. Cioè il prezzo minimo per il nostro compenso è quello di un quotidiano, e se tu editore decidi di uscire a 10 centesimi, cavoli tuoi, a me riconosci il compenso come se la pubblicazione fosse di 1,30€, 1,40€, 1,50€, quello che è. E quindi queste cose ci servono appunto per innanzitutto far conoscere la piattaforma a tutti i rivenditori e fare in modo che se il rivenditore la condivide, non dico pienamente, ma può essere parzialmente d'accordo, accidenti, ci dia una mano a far la pressione. Siccome non riusciamo a fare altri tipi di pressione politiche come altri magari lavoratori potrebbero fare, a noi la pressione mediatica è quella che poi, visto che parliamo di giornali e di quant'altro, può essere una cosa che ci può tornare utile. Ma certo. Ma non al sindacato, utile ai rivenditori. Ma certo, è ben strano che l'edicolante che ha tutti i giorni di fronte il proprio cliente non riesca o non possa o a volte magari non vuole o è impossibilitato a comunicare il proprio punto di vista. Certo, è lui certo. Che rende vero e presente e soprattutto profittevole il contatto con il cliente, non l'editore. Esattamente. Meno che mai il distributore. Bene, allora oggi devo dire sono un uomo contento perché sono riuscito nel mio gol quotidiano, quello di rompere le scatole ad Amilcare e ad estorcergli ben 20 minuti, se qui sul mio orologio leggo che ti ho trattenuto per 20 minuti, e quindi devo dire che sono soddisfatto. Anch'io sono contento perché sono sempre 20 minuti spesi bene, che dimostra che, cioè, non è che noi facciamo quelli che dicono armiamoci e partite, no? Cioè se ci crediamo spendiamo questa cosa, ci siamo in prima linea e siamo pronti a dire liberamente il nostro pensiero, che poi, ripeto, può essere confrontato, discusso, ma siamo, guarda, di una trasparenza che anche ieri al direttivo è stato uno degli elementi che in alcuni interventi sono stati ripresi con molto favore da parte dei dirigenti locali. Sì, ci spendiamo con onestà e trasparenza, questo sicuramente va detto. Lo dico per la parte della redazione che appunto tutti i giorni
è qui a cercare di montare questo filo rosso tra gli edicolanti, che spero diventi sempre più rosso, ma non chiaramente come metafora politica, ma rosso perché ci siano tanti contatti. Se non vuoi usare il colore, usa la temperatura, bello caldo. Bello caldo, sì. Esatto. Grazie Amilcare, a presto e buona giornata.
Dunque, riaccendiamo i microfoni qui dalla redazione di Radio Rete Edicole. Come vi abbiamo accennato poco fa, oggi il Fatto Quotidiano dedica due belle pagine all'editoria, a quello che sta accadendo nell'ambito dei principali giornali italiani. Due belle pagine, tra l'altro messe in primo piano, quindi già a pagina 2 e 3. Ovviamente la lettura del Fatto Quotidiano è tutta politica. Ci sono delle schede molto interessanti sui giornali che